Generale Zarrillo, buongiorno, è a Mondovì per relazionare su uno degli eventi più tragici della nostra storia, la campagna di Russia, quelli che sono stati dei giorni veramente tremendi a livello di bilancio di vittime. Cosa vuol dire fare memoria della storia? Se noi siamo qualcosa, se noi siamo qualcuno, è perché abbiamo una storia alle spalle. Il grande scrittore Piero Chiara, il cantore del Lago Maggiore, diceva che la fatica maggiore che noi compiamo è quella del mattino, quando ci alziamo. Dopo questa morte, per fortuna temporanea, che ci coglie nel sonno, quando ci rivestiamo, dobbiamo ricordarci chi siamo, da dove veniamo, che cosa dobbiamo fare. Ecco, se noi dimentichiamo questa piccola storia, non saremo più in grado di muoverci. Se noi dimentichiamo quello che è la storia con la S maiuscola, o come amo dire io, a tutte maiuscole, non sapremo mai chi siamo. Non lo sapranno i nostri figli, non lo sapranno i nostri nipoti, non lo sapremo noi stessi. Ecco perché è fondamentale, importantissimo, imprescindibile ricordare come oggi facciamo qui a Mondovì. Il sacrificio di veramente migliaia di ragazzi, migliaia di giovani alpini sulle terre di Russia, secondo lei oggi viene contemplato, viene onorato adeguatamente con la memoria? Vorrei che si facesse molto di più. Quello che mi ha sempre stupito di quegli uomini è la tenuta psicologica. Questa gente, lo dico perché ne ho conosciuti in famiglia, quella mia e ancor più quella di mia moglie, questa gente è tornata dalla Russia, non da un mese di ferie a Rimini o sulla costa Ligure, e pochi giorni dopo essere tornata da quello, non starò a ripetere io che cosa è accaduto, lo sappiamo tutti, andava già dal datore di lavoro a chiedere se aveva ancora il posto di lavoro, tornava già dietro l'aratro nei campi, riprendeva la vita. Quando li ho conosciuti, io e gli altri della mia generazione, sembravano dei tranquilli pantofolai, pensionati che invece di aver fatto la campagna di Russia o le altre, aver vissuto le altre vicende di quella guerra, fossero stati dei tranquilli coltivatori, operai, impiegati, qualsiasi altra cosa per tutta la vita. Avevano alle spalle qualcosa di incredibile, di terrificante. Non uso questi aggettivi a caso. Deve essere fatto qualcosa di più. Merito a chi lo fa, comunque li ricorda degnamente. E vi assicuro che nell'ultimo anno che ho trascorso da comandante delle truppe alpine, assieme anche al quello che chiamiamo il nostro presidente, il presidente Favaro, presidente dell'Associazione Nazionale Alpini, stiamo cercando di portare avanti appunto questo discorso di fare memoria, di ricordare che cos'è il passato per imparare dal passato. E abbiamo le prove che sicuramente è una cosa positiva. Pensate a tutti quelli che, a tutti, a quei pochissimi che sono tornati da Novopostolajovka o da Nikolaevska o comunque da quella immane tragedia. Beh, quelli sono i nostri nonni, sono i nostri papà, sono quelli che hanno costruito l'Italia che viviamo adesso, e loro sicuramente hanno capito una cosa, che forse la guerra non è quello che il nostro Stato persegue, tant'è che da più di 80 anni, anzi da quasi 80 anni, no, stavo dicendo una cosa sbagliata, siamo praticamente in pace. Questo credo sia un grande risultato di quella che è stata quella tragedia per quegli uomini. Sicuramente non bisogna mai dimenticare che quello che è accaduto si può ripetere. Questo deve essere assolutamente un insegnamento in tutti i campi, per far sì che sacrifici, errori, cose positive non vengano sottovalutati, e quindi si cerchi di sfruttare al meglio questo bagaglio di testimonianze. Gli alpini hanno d'altra parte in quello che è il loro DNA lo slogan fare memoria del passato per costruire il futuro, soprattutto un futuro di pace. Credo che mai come in questo momento sia un elemento di cui fare memoria e applicarlo nel concreto, soprattutto con i ragazzi, perché sono loro che devono avere il compito di farsi carico, ricordare e tramandare poi a loro volta.